Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del convento. In questo giovedì 4 aprile 2024 siamo nella settimana che eh, succede alla Pasqua, Pasqua che abbiamo celebrato solo appunto domenica scorsa in seguito ad un... Triduo Pasquale molto intenso, sai, partecipato qui a San Giovanni Rotondo, seguitissimo anche sulla nostra Padre Pio TV, Padre Pio TV che come sapete va in onda sul 145 del Digitale Terrestre e sul canale 852 di Sky, ma che potete seguire anche in qualsiasi posto in qualsiasi parte del mondo attraverso internet all'indirizzo www.padrepio.tv sono tanti i pellegrini che stanno giungendo a San Giovanni Rotondo sicuramente saranno sempre di più man mano che la primavera ecco, riscalderà e allungherà le nostre giornate con l'aiuto della regia di Luigi Martino e di Roberto Viscio. Farei un salto anche sul sagrato del santuario. State vedendo in questo momento l'ingresso monumentale della Via Crucis su viale Padre Pio, sul lato destro rispetto al santuario Santa Maria delle Grazie, se lo guardiamo appunto uh, di fronte, fronte al santuario. La Via Crucis è sul lato destro, ecco, lo potete vincere dallo eh, sguardo della telecamera che si sta allargando eh, su, appunto, sul santuario Santa Maria delle Grazie. Sono tante le persone che si stanno muovendo, come dicevamo, tanti gruppi che stanno giungendo, non solo da tutta Italia, ma da tutta Europa e da tutto il mondo. Vi leggo solo quelli che sono presenti oggi nel nostro santuario. C'è un gruppo che viene dall'India. Uno che viene dalla Germania, uno dalla Bosnia-Erzegovina, un gruppo che arriva da Filadelfia, quindi dalle Americhe, un gruppo da Haiti e un gruppo dall'Ucraina. E poi ancora Filippine, Colombia, Svizzera. e Ci sarà oggi pomeriggio un gruppo da Chicago. Insomma, veramente padre Pio continua a richiamare intorno. a a sé quella clientela mondiale di cui eh, ci parlava il, eh, il Papa eh, nel, in una delle sue dichiarazioni. Ma torniamo al Triduo. Del, del, dal trido pasquale che ci ha portato a questa Pasqua e andiamo a vedere che cosa è successo appunto a San Giovanni Rotondo. Partirei proprio dal Giovedì Santo con la messa in cena domini, celebrata dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Che state vedendo nel rito che contraddistingue questa celebrazione, la lavanda dei piedi. Quest'anno gli Apostoli sono stati. Uh, interpretati da degli studenti universitari bolognesi uh, ragazzi e uh, ragazze mi pare che ci siano anche così tanto dei ragazzi quanto delle ragazze e il ministro provinciale uh, durante la celebrazione della messa in cena a domini ha assolto anche il rito della lavanda dei piedi bello anche uh, questo momento nel corso del quale c'è stato anche uno scambio di qualche battuta tra il celebrante e uno dei ragazzi che hanno interpretato i dodici apostoli. Celebrazione sempre molto sentita e partecipata proprio per la ricchezza dei riti che appunto la contraddistingue. E dal giovedì santo siamo poi arrivati al venerdì santo, giorno in cui nella basilica Santa Maria delle Grazie, nella chiesa Santa Maria delle Grazie si è celebrata la commemorazione della passione di Cristo a presiedere fra Maurizio Placentino, consigliere generale dell'ordine dei frati minori cappuccini che uh, vedremo credo tra qualche istante. Eccolo Fra Maurizio Placentino, già ministro provinciale della, dei frati cappuccini della nostra provincia Sant'Angelo Foggia e San Giovanni Rotondo, oggi uh, consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini a seguito uh, del anzi uh, prima della celebrazione della passione di Cristo che si è svolta nel pomeriggio come per la Messa in Cena Domini nella stessa giornata di, giovedì, di venerdì santo proprio sulla Via Crucis monumentale eh, di Monte Castellana il guardiano del convento fra Rinaldo Totaro ha guidato la Via Crucis animata anche dagli scout che state vedendo nella loro classica divisa, camicia azzurra e pantaloni blu scuro. Eh, la, eh, le persone intervenute durante la celebrazione della Via Crucis hanno ripercorso tutte le stazioni fino a Gesù Risorto, stazioni della Via Crucis realizzate dallo scultore. Messina fino al Gesù Cristo risorto che appunto conclude questo bellissimo percorso che vi invitiamo a fare eh, quando venite a San Giovanni Rotondo in piena autonomia sia magari eh, esercitando il rito della Via Crucis che anche semplicemente facendo le vostre preghiere è veramente un percorso che consigliamo di fare a tutti e poi siamo arrivati al sabato santo, giorno a liturgico, giorno di silenzio fino alla veglia pasquale celebrata dal rettore del santuario padre Aldo Bloccato con il rito del fuoco, la benedizione del cero pasquale e poi la santa messa che come potete vedere dalle immagini si è svolta invece nella chiesa nuova, qui dovremmo essere nei pressi del del Battistero all'ingresso della Chiesa Nuova intitolata a San Pio di Pietrelcina e poi eh, nel corso della notte tra Sabato Santo e la Pasqua abbiamo anche cambiato l'orario come abbiamo ricordato più volte e poi siamo arrivati al giorno della Pasqua sempre nella Chiesa Nuova, Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, vescovo della nostra arcidiocesi, ha celebrato la solenne messa pasquale, insomma eh, una settimana santa molto intensa, ricca, ricca di riti di celebrazioni, molto partecipata che ci faceva piacere ricondividere con voi, ripercorrerla per sommi capi. Ora ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo insieme per vedere invece che cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Ed eccoci tornati nuovamente insieme all'agenda del santuario, l'appuntamento attraverso il quale ripercorriamo quello che è successo, succede nel santuario e eh, succederà ovviamente, ma uno strumento col quale ci piace guardarci anche intorno. Ebbene, sabato 6 aprile, quindi dopo domani, l'archidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo organizza un incontro degno di nota, degno di attenzione, per cui... Volevamo condividerlo con voi e lo facciamo anche attraverso il collegamento telefonico con Don Gabriele Giordano, parroco di Vito e coorganizzatore dell'evento. Buongiorno Don Gabriele. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ben trovato, grazie a te per la disponibilità. Eh, come dicevamo, oltre che parroco eh, di Vico del Gargano, sei anche tra gli organizzatori di questo evento molto interessante che si terrà sabato in Foresta Umbra. Abbiamo visto grazie all'aiuto della regia a tutto schermo la locandina dell'evento intitolato La Chiesa in ascolto delle realtà. Ambientale. Allora, come nasce eh, questo evento? Perché nasce e che cosa lo contraddistingue? L'evento nasce grazie alla collaborazione dell'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e Salvaguardia del Creato e le comunità Laudato Si sì della nostra Diocesi. Le comunità Laudato Si sì nascono dall'intuizione. Del vescovo Monsignor Pompili, uh, vescovo di Rieti, allora ora eh, a Verona, eh, in attuazione dell'enciclica, la, dell laudato sì, che ha sollevato, eh, grazie a Dio, possiamo dire, eh, l'urgenza ambientale e della custodia della casa comune. E anche nella nostra diocesi, eh, che vanta di avere la foresta umbra e quindi il Gargano, che padre Pio chiamava cattedrale del creato. La nostra diocesi ha due comunità laudatosi, una a San Giovanni Rotondo e una sul Gargano Nord, la vicaria del Gargano Nord, di cui sono anche io vicario. E quindi dalla collaborazione di queste comunità con l'ufficio di pastorale del lavoro e il suo direttore Massimiliano Rena è nata questa realtà, questa esigenza, questo desiderio di mettersi in ascolto delle realtà ambientali. Tra l'altro ecco, la location sarà una location d'eccezione proprio per stare eh, in linea con il tema, per essere coerenti con il tema. Certo, nel cuore della foresta Umbra, eh, alla base Iacotenente dell'Aeronautica Militare, che ci permette eh, una ottima location sia di posti sia di accessibilità, e anche il pranzo, e ci permette di stare insieme. Quindi, è nel cuore della foresta Umbra, perché eh, se dobbiamo ragionare di natura, dobbiamo stare a contatto con la natura. Eh, mi sembra mi sembra giustissimo tra l'altro eh, carissimo don gabriele eh, devi sapere che noi il lunedì ogni lunedì quest'anno abbiamo un programma d'approfondimento proprio sui temi della sostenibilità eh, in generale ma in particolare anche di quella ambientale che si chiama appunto la regola della sostenibilità per cui sabato 6 aprile faremo il possibile per essere presenti anche noi a questo incontro che, come leggiamo dalla locandina, prevede un intervento formativo iniziale a cura del professor Ciro Amato, psicologo, docente, sì. formatore, membro del gruppo Ecologi del Dicastero per lo sviluppo integrale della Santa Sede, una Santa Sede, il Papa in maniera particolare, a cui questi temi stanno molto a cuore. Autorevole eh, e quindi che sicuramente è sul pezzo della, della natura e della custodia della casa comune che ci aiuterà a poter. Eh, Intavolare un discorso comune sulle realtà ambientali perché la Chiesa vuole mettersi in ascolto, ma grazie alla sensibilità di Papa Francesco e del nostro vescovo padre Franco, che ha molto a cuore la nostra realtà e la natura della nostra realtà. E vuole offrire un tavolo di, di, di confronto, di discussione, di crescita comune con tutte le realtà istituzionali e ambientali che insomma fanno riferimento alla custodia del creato. Quindi, ecco perché enti pubblici, associazioni di categorie, associazioni che hanno a cuore il tema dell'ambiente, si tratta semplicemente, almeno per ora, di iniziare a sedersi attorno a un tavolo. E di dirsi che tutti abbiamo a cuore la natura, ma che vogliamo anche, come dire, scrivere, mettere su, condividere un codice etico sulla natura, altrimenti tutti siamo capaci di dire tutto il contrario di tutto. Sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, come ti dicevo, con padre Pio TV abbiamo preso particolarmente a cuore queste tematiche con il programma di approfondimento del lunedì e ci teniamo ad essere presenti proprio per documentare da vicino quello che accadrà e continuare a raccontarlo anche dopo, ecco, quindi avremo piacere a uh, continuare a parlare di questo evento anche ad evento svolto per condividere con quanti ci seguono da tutta Italia, isole comprese, quello che è appunto di bello ed importante è successo <coughs> e quindi succederà sabato 6 aprile presso la base aeronautica militare Iacotenente della Foresta Umbra attraverso l'evento La chiesa in ascolto delle realtà ambientali voluto dall'Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo Don Gabriele tu ci sarai quindi sabato io ci sono sì perché sono vicario di questa zona ma anche perché sono parte della comunità Laudato Si di, di questo Gargano Nord, per cui eh, sì sì ci sono accanto ai miei amici nel condividere questo progetto, certo. Molto bene, comunità Laudato Si a cui siamo molto legati anche noi, sono partner proprio del programma di cui ti parlavo, per cui io ti ringrazio bene. per essere stato con noi in collegamento telefonico stamattina e a questo punto... ti eh, ti saluto eh, dandoti l'arrivederci proprio a sabato 6 aprile. Grazie, grazie di questa opportunità e grazie per la condivisione, perché è bello, insomma, potersi dire le cose di Dio, anche se non sono così lontane da Dio come la natura e la custodia del creato, sono cose di Dio, perché davvero la natura, la bellezza del creato è il linguaggio di Dio. Grazie a te, ne siamo profondamente convinti anche noi, e quindi ecco, proprio per questo vogliamo eh, seguire, seguiremo questo evento da vicino. Buon proseguimento di giornata, don Gabriele Giordano. Noi ritorniamo al convento Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo, perché prima dei saluti finali vogliamo condividere qualche testimonianza dei pellegrinaggi internazionali che si sono succeduti in questi giorni ehm, appunto a San Giovanni. Quindi prego la regia di condividere qualcuna di queste testimonianze. 10 eh, è la mia seconda volta che sono qua, ero qui eh, dieci anni fa per la canonizzazione di Giovanni Paolo II. My grandparents were married on his feast day 90 years ago. Eh, I miei mie nonni si sono sposati eh, eh, lì 90 anni fa. Padre Pio is a very special person in our family, and I was Very much looking forward to coming here. Um, Padre Pio è una, una persona molto importante per la nostra famiglia e questa è la ragione per cui io sono molto qui. I actually was able to meet and did a funeral for someone who went to confession to him. Um, io adesso sono. Um, um, meet? Um, incontrato. Uh, uh, I. I. I ho incontrato qualcuno, yeah, uh, I. un'amica ehm, che ehm, era venuta qui anche per il suo funerale grazie per tutto questo e che Dio vi benedica grazie a te fra Darling Merlino a capo di un gruppo di pellegrinaggio internazionale che raggruppava gente che veniva dall'America, dall'Africa e dall'Australia pensate un po bene il nostro il tempo a nostra disposizione per la puntata dell'agenda del santuario di oggi è finito. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.